Si rinnova anche per il 2017 il consueto appuntamento organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dalla Lega Navale Italiana per la Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare. Giornata che ha lo scopo di diffondere i principi, i valori, la cultura della sicurezza dell'andare per mare tra i diportisti e tutti gli appassionati del mare. A livello locale, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e le sezioni della Lega Navale di Torretta Granitola e di Mazara del Vallo hanno voluto, alla presenza soprattutto dei giovani, avvicinare le persone al mondo del diporto e soprattutto a quei valori e a quei principi della sicurezza. Sicurezza che deve iniziare necessariamente in banchina, con la consapevolezza di quelli che sono i rischi e i pericoli del mare stesso. Questo non significa che non bisogna intraprendere con serenità la navigazione, bisogna semplicemente fare attenzione alle dotazioni, alle limitazioni, al rispetto delle ordinanze di sicurezza emanate dalle varie capitanerie di porto per poter navigare e vivere il mare in tutte le sue sfaccettature. Per l'occasione oggi abbiamo voluto organizzare un'esercitazione in ambito portuale, simuleremo un principio di incendio a bordo di un'unità da diporto con un passeggero ossionato, ci sarà la chiamata al 1530, il numero blu per l'emergenza in mare, con l'attivazione della macchina dei soccorsi che attraverso la sala operativa della Guardia Costiera attiverà tutti i mezzi e le unità preposte per il salvataggio in mare. Ci sarà la collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, perché simuleremo anche i principi per il BLSD, il Basic Life Support, a favore delle persone ustionate.